Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati nello spazio radiofonico di Canale Italia, io sono Antonio Panareo e siamo qui a Storytime con una nostra ospite che si chiama Dina Mazzucato Schiller ed è una esperta di portamento e ne parleremo con calma tra pochissimo, non prima però di avervi ricordato le pagine social di Storytime, a partire da Instagram con Storytime _ ufficiale, Storytime Official invece per quanto riguarda quella di Facebook. Direi che siamo pronti per iniziare la nostra chiacchierata, quindi benvenuta Dina. Grazie Antonio. Grazie a te per aver accettato il nostro invito qui a Storytime. Io sono molto curioso di sapere qualcosa ovviamente di te, ma in particolar modo come sei arrivata poi a fare del portamento una professione, addirittura una scuola. Oh, beh, la storia è un po' lunga anche perché, insomma, ho qualche anno. Beh, sai, le donne sono non dettagli. Non hanno età. Però, e ho iniziato negli anni 70 come modella dopo aver fatto a suo tempo un corso di portamento. Okay. Fondamentalmente il corso di portamento che feci allora fu proprio con intenzione di vincere la timidezza perché ero timidissima. Bene. E poi, con mia grande soddisfazione, posso dire, è iniziata la mia carriera come modella. E dai 18, perché avevo 18 anni, dai 18 ai 28, quasi 30, io ho fatto la modella. Però, naturalmente, lavorando negli studi fotografici e frequentando il mondo della moda, mi sono un po' appassionata di tutto quello che significava il dietro le quinte, l'organizzazione, certo. Perché una modella, sì, è bello la soddisfazione di interpretare un abito, di avere il pubblico, tutto questo è sicuramente affascinante, però dopo un po' hai voglia di pensare anche al futuro e dire ok, quando non avrò più la taglia giusta, le misure, perché purtroppo questo è fondamentale, mi piacerebbe scoprire e fare qualcosa di più. Per cui, lavorando con tanti fotografi, ho imparato e mi sono poi ovviamente anche documentata e studiato, e ho iniziato a fare la stylist. Okay. Mi sono occupata di seguire i servizi fotografici, quindi non solo davanti all'obiettivo, ma anche dietro l'obiettivo. Certo. E via via, più ti parlo dei favolosi anni 80, che sono stati veramente una cosa bellissima da vivere. Si vede dallo sguardo in questo momento in cui li hai ricordati e nominati. Gli occhi brillano sempre. Beh, è giusto così, ma è bello così. A noi piace qui a Storytime proprio raccontare le storie, proprio perché vengono da dentro, vengono da voi, dalle vostre esperienze. È proprio vero. La cosa più bella del mondo è vedere l'emozione. È vero, è vero. E quindi in quell'epoca diciamo che c'erano poche persone che offrivano servizi professionali. Okay. E a mano che aumentavano le richieste, le esigenze da parte dei clienti di seguire o di organizzare, io mi documentavo e così ho iniziato sia a fare la stylist sia a seguire la regia come organizzatrice di eventi. Okay. Ed è nata all'epoca, e ormai contiamo 40 anni di attività, l'agenzia. Un'agenzia di servizi per la moda e la pubblicità. L'agenzia si chiama Top Team. Ok. Quindi non, diciamo che non hai avuto un momento libero. No, mai. Anzi, veramente una grande frenesia. Bene, bene. Non posso dire di essermi annoiata. Annoiata, no, no, no. Questa è una cosa importante. Hai davanti un'altra persona che se sta fermo due minuti inizia a entrare. Senti. Sì. Inutile, mi sento inutile. Capisco. E quindi, parlando dell'agenzia Top Team, ho iniziato veramente ad allargare un raggio d'azione molto 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 ampio, dal servizio casting, quindi fornire i modelli, modelle, anche street casting, cercare persone dal volto giusto a seconda della richiesta del cliente, al ricerca location, quindi chiunque poteva dire devo fare un servizio fotografico, non so, stile futurismo, stile villa antica, stile eccetera, io cercavo, facevo ricerca e faccio tuttora ricerca location, quindi casting, poi cercare anche aziende per l'allestimento, palco, luci, audio, video, tutto quello che, comunque il cliente chiedeva, allestimenti scenici nelle grandi manifestazioni moda, Milano nel 2015,
durante le Milano Collezioni, Firenze, Pitti Uomo, Pitti Donna, all'epoca c'era anche Pitti Donna, e piano piano insomma questa Top Team è cresciuta. Immagino. La novità risale quindi, se l'agenzia è nata 40 anni fa, ora parlo dell'ultimo figlio Top Team, è la scuola di portamento, perché ho vissuto, mi sono trasferita per 10 anni, ho vissuto in Piemonte, a Torino, e poi sono tornata in Veneto. Una volta tornata in Veneto ho ripreso i contatti con i miei clienti, dei grossi brand che già... Sì, con i quali avevi già collaborato già prima. I miei clienti, esatto. E ho detto, sono tornata in Veneto, sono qui, riprendiamo a fare sfilate, eccetera. E hanno cominciato a dire, ma c'è crisi, abbiamo un po' abbandonato le sfilate, tutto così, perché far arrivare le modelle da Milano, da Firenze, da Roma diventa un po' impegnativo in termini di costo, perché le trasferte, immagino, gli alberghi e tutto il resto. E quindi furono proprio i clienti a dire, perché non apri una scuola di portamento, con tutta la tua esperienza puoi insegnare, fare formazione e avere anche poi le modelle. E avere anche le modelle, dal momento che hai l'agenzia, hai il servizio casting, hai anche il modo di formare in modo adeguato ragazzi e ragazze. Dato che purtroppo i tempi radiofonici sono un po' cattivelli e un po' stretti, perché io ti terrei qua. Siamo già alla fine. Sì. Però posso dire una cosa bellissima. Ma ne puoi dire quante ne vuoi, guarda. Dai, una cosa bellissima che comunque mi ha onorata e gratificata, è che prima del Covid, brutto da dire prima e dopo, però ormai abbiamo questi ormai è vero, c'è la vita prima del Covid e esatto, quella dopo. Vero. Sono stata contattata da Rai 2 proprio per insegnare portamento e stile in trasmissione, non solo come consulente esterna, ma sono stata invitata alla trasmissione Detto Fatto con Caterina Balivo e ho fatto quasi 18-20 puntate. Insomma, sì, un bel po'. È stato molto impegnativo, ma anche di grande soddisfazione. Se avete piacere, Dina Mazzucato Schiller, Rai 2. Certo, si trova su Rai Play. Esserci ancora. Assolutamente, sì, ci sono sulle piattaforme di streaming, esatto, anche. E questo ha dato spazio alla scuola di essere conosciuta e anche garanzia a tutti i nostri allievi di avere un insegnante in grado. Professionista, ecco, con la P maiuscola. Io mi permetto invece di dire una cosa, prima di ricordare magari anche i vostri contatti in maniera tale che le persone vi possano appunto cercare e trovare e chiedervi maggiori informazioni. Mi piacerebbe che ogni persona che fa un qualunque mestiere avesse il tuo entusiasmo. Ma è una cosa bellissima, sei contagiosa. Dai. Sì, assolutamente sì, sarebbe veramente contagio. Bella. Ecco, magari, hola. No, beh, io in radio adoro la radiofonia, noi ci troviamo a parlare spesso con tante persone, però hai un'energia particolare, quindi ti ringrazio di essere grazie, stata qua nel mio studio. Tra l'altro. Grazie, grazie Antonio, e se ci saranno altre opportunità chiedo di te. Magari, assolutamente sì, facciamo devi. Facciamo le puntate 2, 3, 4. Volentierissimo. Vogliamo ricordare il vostro sito web o magari il contatto social? Sì, sito web www.scuoladiportamento.com e questa è la scuola. Contatto social Instagram è Scuola di Portamento Padova e Facebook Scuola di Portamento Bonton di Dina Mazzucato Schiller. Perfetto, io ti ringrazio per essere stata con noi e ti aspetto per un'altra puntata. Ok. Anche due. A presto. A presto. Grazie. Storytime ritorna con le sue storie all'interno dello spazio radiofonico di Canale Italia. Io sono Antonio Panareo e ci risentiamo con la prossima storia. Storytime, Evoluzione Radio.